in recensione richiesta tramite donazione Patreon da Massimiliano, che vuole che parli del film dell'animazione dello studio Ghibli, diretto da quel genio che era Isao Takahata, purtroppo scomparso nel 2018, e questo è il suo ultimo film del 2013, La storia di una principessa splendente, tratto da un racconto, diciamo così, storico giapponese. Il nostro lo scrive e lo dirige e lo mette in scena con grandissima classe, perché utilizza praticamente un sistema antichissimo, elimina praticamente il computer se non in due o tre movimenti di macchina, acquarelli, disegni a mano, proprio si torna a uno stile grafico quasi anni 50 e 60 volutamente, per raccontare magnificamente questa storia fatta di amore, di follia, di fantasia, di prove, di amicizia, di maternità, paternità, insomma di un film meraviglioso che narra la storia di un anziano taglia bambù, che prende dentro una radice di bambù, trova questa neonata e lo porta a sé a casa, e diventa subito da neonato a un bambino piccolo, e cresce in maniera straordinaria questa bambina, che viene chiamata principessa. E lei cresce, la fa la sua adolescenza in mezzo a vari amici, e poi però il nostro taglia bambù tornerà un'altra volta nel bosco, e dentro il solito bambù troverà oro, vestiti, e quindi si decide che la nostra principessa deve diventare una vera principessa a tutti gli effetti. Quindi gli compra una casa in città, la porta via dalla campagna e la mette praticamente sul podio, insomma, della principessa splendente, la donna più bella da sposare, tutto il resto. Quindi ci saranno alcuni che lo vogliono sposare fino ad arrivare all'imperatore. Peccato che la nostra in realtà la felicità l'avrebbe già trovata con un ragazzino del luogo in mezzo alle campagne. Poi si scoprirà che la principessa è mandata giù dalla luna, e tutto il resto, insomma, per un finale poi splendido e meraviglioso. Takahata, come ho detto, utilizzando un sistema di animazione retro, però con un sistema di regia mostruosamente moderno, perché non stava mai messa in scena straordinaria, una regia splendida, passa da momenti di silenzio e piani sequenza lentissimi su acquarelli meravigliosi a momenti di foga e eccellente, come quando lei scappa tra una porta e l'altra e lascia vestiti dietro uno l'altro, che è una delle scene più belle che mi siano capitate di vedere negli ultimi anni. Un film d'animazione che per me è già un capolavoro, è già storia. Quindi, che dire, sulla colonna sonora del sempre grandissimo Joe Hisaishi, sui disegni magnifici e le animazioni dei migliori animatori dello studio Ghibli, esce questo capolavoro che purtroppo è l'ultimo rimastoci del grandissimo, come ho detto, Takahata, purtroppo scomparso. Resta il fatto che questo è uno dei film d'animazione più belli del mondo mai fatti, secondo me è una cosa meravigliosa, un fantasy splendido, una storia di crescita, d'amore gigantesca, di solitudine anche, e anche di ricerca di voler a ogni costo trovare la felicità degli altri per avere la propria. Un film che parla di tantissime cose veramente, lo fa in una maniera semplice, diretta e con un tratto meraviglioso. Finalmente torniamo a vedere il tratto della matita, torniamo a vedere il tratto degli acquarelli, torniamo a vedere che cos'era l'animazione prima dell'avvento totale della CGI. E qui veramente l'arte si fa intrattenimento. Il film dura 2 ore e 20, pare ne duri una, perché vola via, bellissimo, è pieno zeppo di colpi di scena, di idee intelligenti, l'idea dei principi che devono andare a cercare le cose più assurde che la nostra ha chiesto per sposarsi, è geniale, così come sono geniali alcuni momenti di commedia mescolati al dramma, al fantasy, come ho detto, con uno dei finali più strazianti e belli degli ultimi anni. Quindi per me Il principessa splendente è un capolavoro. Isao Takahata era un genio, purtroppo è scomparso e mi dispiace tantissimo, però perlomeno ci ha lasciato dei film magnifici, La tomba delle lucciole e poi questo veramente incredibile, La storia della principessa splendente, che appunto in mezzo a tutti questi cartoni animati freddi e fatti in CGI che sembrano non avere quasi anima, splende proprio di luce propria e di luce vitale. Grandissimo Takahata, grandissimo La principessa splendente, del quale naturalmente metto il link qua sotto, assolutamente da non perdere, capolavoro immane, Patreon, infa tutto ve le vi pare, come ho detto, ma qui siamo di fronte a un film impossibile da non possedere.